Lo spread tra il sud e il nord dell'Italia va ridotto subito. È un'emergenza che il governo guidato dal professor Giuseppe Conte deve affrontare con urgenza nell'interesse dell'intera economia italiana. Lo dichiara il presidente di un'impresa Giovanna Ferrara, commentando i dati contenuti nel rapporto delle economie regionali della Banca d'Italia, diffuso oggi. Il rilancio del sud rappresenterebbe un volano per la crescita del prodotto interno lordo nazionale e il sostegno alle economie più in difficoltà non va valutato come un aiuto mirato e circoscritto, ma come una misura capace di favorire tutta l'Italia, aggiunge Ferrara. Il tema del mezzogiorno è al centro del documento programmatico che un'impresa sta inviando in questi giorni al governo e al Parlamento. La natura, la gravità e la persistenza della grave situazione sociale nel mezzogiorno, si legge nelle proposte di un'impresa per la 18ª legislatura, confermano come solo un consistente e permanente aumento di capitale produttivo possa dare una risposta efficace. In questa prospettiva si inserisce il rilancio degli investimenti pubblici con finalità di riequilibrio territoriale, secondo un criterio di efficiente allocazione delle risorse che in questa situazione dovrebbe razionalmente premiare il Sud. Porre un argine ai divari, cristallizzati in povertà e disuguaglianze, concorrerebbe a configurare un nuovo patto per lo sviluppo produttivo, in cui le imprese del Sud possono contribuire, da protagoniste, al rilancio dell'intero paese.